Bene, eccoci ancora qua. Ripartiamo dalla patch che abbiamo fatto l'altra volta, cioè quella che riguardava l'oscillatore singolo e il moltiplicatore per il volume, e affiniamola un po'. Allora, introduciamo per esempio i controlli grafici. Se voi andate su Inserisci slider verticale, ottenete uno slider interessante, cioè un oggetto che permette visualmente di vedere l'andamento del numero in uscita. Se premete destro, proprietà, addirittura potete impostare i limiti di uscita del vostro numero. Se per esempio io voglio dei numeri da 0 a 1, come nel caso del volume, metto 01, ok, e a questo punto, se collego questo, vedete che posso gestire comodamente il mio segnale con lo slider, ok, fino a chiuderlo, quindi avere un volume 0. Questo possiamo usarlo per esempio anche per l'oscillatore. Se inseriamo per esempio uno slider, in questo caso per cambiare, mettiamolo orizzontale, lo mandiamo sulla frequenza, andiamo a modificarne di nuovo le proprietà, quindi invece che da 0,127, che è una frequenza che non ha senso, nel senso che è molto bassa, possiamo andare da 0 o da 20, che è udibile, a non so, 10.000 per esempio. Quindi a questo punto, se premete ok, vedete che ora accendiamo, vedete che non si sente niente perché sono 20 Hz, ma se aumento, ok, quindi ho un controllo un po' più versatile del mio segnale, del mio workflow, del mio algoritmo. Possiamo introdurre anche un oggetto molto interessante, che è un oggetto che ci permette di fare delle rampe. Cosa sono le rampe? Sono dei valori che sono in ordine crescente o decrescente e che vengono fatti in automatico. Facciamo un esempio. Se noi mettiamo l'oggetto line tilde, perché lo facciamo direttamente dal segnale, e stacchiamo questo, togliamo questo e mandiamo a comandare il nostro volume, un line, questo line fa delle rampe. Io per esempio posso fare un crescendo che mi porta da 0 a 1, quindi al massimo, dal minimo al massimo volume in 5 secondi. E line può fare questo, per farlo deve ricevere un messaggio. I messaggi si fanno con CTRL 2 o command 2, quindi questo è un messaggio, si vede da questa forma particolare. Se io collego questo messaggio a line e lo compilo in maniera diciamo corretta, posso dire a line appunto di fare una rampa che va da x, cioè che arriva a x in y. Come? Per esempio, se io gli dico 1 spazio 5000, che sta per 5000 millisecondi, cioè 5 secondi, lui adesso andrà a 1, quindi ci porterà al massimo volume in 5 secondi. Prima di farvelo sentire, facciamone un altro per tornare indietro. Quindi posso andare a 0 in, per esempio, un secondo. Proviamo quindi a accendere il primo, però mettiamo magari un'onda più udibile, una frequenza udibile, facciamo 400, torniamo indietro, ripartiamo, quindi un crescendo di 5 secondi, decrescendo di un secondo, quindi crea delle rampe perfette, okay, fondamentalmente. La cosa interessante è che io posso usare questo line, per esempio, per fare altre cose, potrei usarlo per la frequenza. Quindi se invece di questo numero faccio comandare di nuovo
da un line tilde il mio segnale, la mia frequenza, posso creare dei glissati. Di nuovo, command 2 crea un messaggio, poi magari crea anche un altro, e posso dirgli vammi a 10.000 Hz in, non so, un secondo. 10.000, 1000, 10.000 Hz, 1000 millisecondi, quindi un secondo. Poi posso dirgli tornami a 20 in 2 secondi. Ok? E si può sentire il risultato. Prima di tutto, chiaramente accendiamo il volume, quindi portiamo il volume a 1. Quindi adesso il volume è acceso, però non sento niente perché la frequenza è bassa. Ma se faccio uno sweep in su, posso fare uno sweep in giù. Proviamo a mettere i volumi un po' più simpatici, per esempio 0.2 invece che 1. Meno, mettiamo 0.1. Ok, a questo punto sentirò un po' più basso il volume. Quindi sweep e sweep giù. Quindi glissato, quindi line utilizzato per fare un glissato, line utilizzato per fare un crescendo decrescendo. Vedremo poi che line può essere usato veramente per un sacco di situazioni. Per ora ci fermiamo qua.